Messe da parte le vicissitudini legate a quello che è stato qualche tempo fa il ban imposto dall'amministrazione Trump, Huawei è finalmente tornata sul mercato smartphone con due dispositivi a modo di vedere sicuramente interessanti. Il primo è P50 Pro, il secondo invece P50 Pocket. Guardate un po', un pieghevole clamshell. Il terzo invece è uno smartwatch, non è uno smartphone, ed è il Huawei Watch GT Runner. Di tutti questi tre dispositivi voglio parlare velocemente in questo video, in una anteprima nella quale vi svelo anche quelle che sono state le nostre prime impressioni in questi giorni di utilizzo. Comincio subito parlandovi di lui, ovvero P50 Pro. È il nuovo flagship dell'azienda, succede ovviamente a P40 Pro dopo circa 2 anni. P40 Pro è stato annunciato infatti a marzo del 2020, un prodotto molto ben realizzato, come del resto ci ha sempre abituato Huawei per quello che riguarda i suoi smartphone top di gamma. La scocca è realizzata in vetro, sia per la parte posteriore che per quella frontale, un vetro che appare ben resistente, mentre la cornice è realizzata in lega metallica. In generale la costruzione mi è piaciuta tanto, l'assemblaggio è eseguito davvero con la dovizia di attenzione necessaria quando parliamo appunto di un dispositivo di punta, un prodotto che insomma si fa impugnare in maniera davvero davvero piacevole, è anche abbastanza comodo da tenere in mano, il grip è buono, anche se vi consiglio ovviamente sempre di utilizzare una cover. Non è piccolo, anzi diciamo che è abbastanza ingombrante, il display è da 6,7 pollici, il peso anche raggiunge 198 grammi, se non sbaglio, comunque siamo intorno ai 200 grammi, non è quindi leggerissimo, ma il peso è ben distribuito e quindi si tiene abbastanza bene in mano. C'è poi la certificazione IP68, quindi resiste sia alle infiltrazioni di acqua che di polvere, questa è sempre una buona cosa. Abbiamo un doppio speaker stereo, uno posizionato qui alla base e l'altro invece nella parte superiore. C'è l'USB-C 3.1, il carrellino per la SIM, ovviamente tasto di accensione e bilanciere per il volume. Il sensore per le impronte digitali è inserito sotto al display, è sempre veloce e preciso, ma possiamo sfruttare anche la fotocamera frontale per invece utilizzare il riconoscimento del volto, anch'esso molto veloce, certo un pochino meno sicuro rispetto ad altri sistemi che utilizzano diversi sensori, ma comunque c'è e non è certo una caratteristica da sottovalutare. Vi ho citato velocemente il display, ve ne parlo un pochino meglio, 6,7 pollici, OLED, risoluzione 2700x1228 pixel e un refresh rate di 120 Hz, quindi anche Huawei si aggiorna diciamo da questo punto di vista e porta le sue specifiche al pari degli altri top di gamma attualmente presenti sul mercato. Un display OLED buono, devo dire, sia per quanto riguarda la luminosità che per la riproduzione di colori, ovviamente brillanti, neri profondissimi, quindi un contrasto molto molto elevato. In questi giorni tra l'altro Umberto l'ha anche utilizzato a Dubai e quindi abbiamo potuto testare la luminosità in esterna e devo dire che secondo quelle che sono state le sue impressioni si vede molto molto bene anche quando siamo sotto la luce diretta del sole, quindi un display assolutamente promosso da questo punto di vista. Come già detto c'è poi un audio stereo davvero molto buono sia per quanto riguarda la qualità che per il volume e questo contribuisce ovviamente a rendere ancora più immersiva l'esperienza multimediale che è comunque già molto buona per via del display di cui abbiamo appena parlato. Bene, ma cosa si nasconde sotto la scocca di questo P50 Pro? A sorpresa, diciamo, devo dire io non me lo sarei mai aspettato, dentro a questo dispositivo in particolare abbiamo uno Snapdragon 888 e non un Kirin come invece siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni. Dovrebbe esserci anche una versione con il Kirin 9000, ma nello specifico il prodotto che abbiamo qui tra le nostre mani ha uno Snapdragon 888. Ci sono poi diverse versioni in base ai tagli di memoria, la RAM va ad esempio da 8 a 12 GB, mentre la memoria interna, ovvero lo storage, può passare da 128 fino a 512 GB, ovviamente con il taglio intermedio da 256 GB su memoria UFS 2.1 molto molto veloci, memoria che tra l'altro è anche espandibile utilizzando le schede di memoria proprietarie dell'azienda. Un hardware quindi sicuramente interessante, anche se c'è una piccola nota che bisogna sicuramente segnalare. Nonostante lo Snapdragon 888, non abbiamo una versione di questo smartphone 5G. È uno Snapdragon 888, infatti, con modem solamente 4G. Non sappiamo se è lo stesso modem dell'888 normale, castrato, quindi senza possibilità di connettersi alle reti 5G, oppure se è un modem dedicato, quello che sappiamo è che appunto non c'è il 5G. Nonostante ciò è un hardware di tutto rispetto che ci permette di muovere tutte quante le applicazioni e il sistema operativo in generale in maniera sempre estremamente reattiva e fluida. Davvero in questi giorni abbiamo notato proprio questa cosa, è uno smartphone molto molto veloce e consuma anche abbastanza poco. Proprio per questo motivo la batteria qui dentro, che è da circa 4400 mAh per la precisione
precisione 4360, riesce comunque a garantire un'autonomia davvero eccellente. Come già accaduto per altri flagship Huawei, però anche per questo P50 Pro il focus è assolutamente sul comparto fotografico, che qui è caratterizzato dalla presenza di ben 4 moduli. La fotocamera principale offre un sensore da 50 megapixel con apertura f1.8, stabilizzazione ottica e autofocus ibrido. La seconda fotocamera invece ha una lente tele, offre uno zoom ottico 3,5x e uno zoom digitale fino a 100x, anche in questo caso abbiamo la stabilizzazione ottica e il sensore è da 64 megapixel. La terza ottica invece è quella grandangolare, ha una lente con apertura f2.2 e un sensore da 13 megapixel. L'ultimo sensore invece è quello in bianco e nero, sempre molto utile sia per migliorare la qualità degli scatti normali sia per avere degli scatti in bianco e nero di qualità superiore rispetto ai normali filtri che troviamo sugli altri smartphone. In questo caso il sensore è da 40 megapixel e l'apertura è f1.6. Un comparto fotografico quindi indubbiamente di alto livello, che come potete vedere dalle foto che abbiamo scattato in questi giorni, o meglio che ha scattato in questi giorni Umberto a Dubai, offre una qualità davvero molto molto elevata. Sia gli scatti di giorno sono di qualità sicuramente ottima, lo vedete dalla gestione delle luci, del controluce, da un HDR comunque sempre preciso, senza però esasperare quell'effetto un pochino troppo carico che troviamo a volte su altri dispositivi, ma anche di notte, con delle foto che riescono comunque a contenere tantissimo rumore, a tenere dei dettagli molto molto vividi e ad ottenere dei colori che non sono esagerati, non sono troppo forzati sulla saturazione, insomma delle foto che sono molto molto buone in tutte quante le situazioni. Possiamo poi girare anche video in 4K a 60 frame, ma per tutto quello che riguarda le fotocamere di questo P50 Pro arriverà sicuramente a breve un approfondimento fotografico dedicato proprio sulle pagine di HDblog. Non posso poi non parlarvi del sistema operativo, che è Harmony OS in versione 2.0 personalizzato con l'interfaccia MIUI 12. Ad una prima occhiata, proprio grazie alla presenza di questa interfaccia, vi sembrerà quasi un qualsiasi telefono Huawei di qualche anno fa. In realtà, come sugli ultimi dispositivi della casa, mancano i servizi Google. Una mancanza che si fa sentire, certo, ma che è sempre più attenuata dal fatto che App Gallery, l'App Store alternativo proprio realizzato da Huawei, sta continuando a crescere sia per qualità che per numero delle applicazioni, e oggi è possibile comunque utilizzare questo smartphone senza troppi problemi. Comunque anche per questo arriverà probabilmente nelle prossime settimane un approfondimento. Per chiudere, due parole sulla connettività. Come abbiamo già detto, non c'è il 5G ma soltanto il 4G, c'è però il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e non manca l'NFC. Un'altra cosina che mi sono dimenticato riguardo alla batteria: c'è la ricarica rapida fino a 66 W in modalità cablata e fino a 50 W invece in modalità wireless. Ed eccoci a parlare di P50 Pocket, il secondo pieghevole dell'azienda dopo Mate XS. Come vedete cambia il form factor rispetto a Mate XS, che aveva un form factor che potremmo definire a libro con display all'esterno. Questo invece è un form factor clamshell. Cambia quindi anche l'intenzione, che qui è quella di rendere un dispositivo con un display comunque da 6,9 pollici decisamente più portatile e tascabile rispetto a quello che sarebbe invece con il display aperto esteso normalmente. Questo P50 Pocket infatti da chiuso misura solo 75 mm x 87 x 15,2 di spessore. La prima impressione è quella di avere tra le mani un dispositivo comunque solido, realizzato molto molto bene, come già detto per P50 Pro. Anche la cerniera sembra assolutamente solida e non oppone particolare resistenza, ma comunque una volta aperta è assolutamente stabile. Huawei ha poi pensato per questo P50 Pocket due finiture abbastanza particolari: questa dorata con una texture, potremmo definirla così, alata, e un'altra invece con una texture più regolare, quasi puntinata, invece di colore azzurro. C'è poi una terza versione decisamente più sobria con una finitura nera satinata, è quella che assolutamente io preferisco.
Ma veniamo a parlare un attimino del display. Aperto, misura 6,9 pollici, è un display ovviamente OLED, flessibile, con una risoluzione di 2790x1188 pixel. Il formato è 21 noni e abbiamo un refresh rate di 120 Hz. La prima domanda che sicuramente vi verrà in mente, parlando ovviamente di un pieghevole, è quanto si vede la piega nel mezzo. Beh, devo dire che a display aperto e visualizzato così frontalmente, la piega è praticamente invisibile, si sente quando passiamo il dito e si vede invece quando spegniamo lo schermo, specialmente se lo osserviamo di taglio. Non è comunque nulla di tragico, diciamo così, o di invalidante per quello che è l'utilizzo di questo dispositivo, ma è giusto comunque segnalarlo. Detto questo, resta comunque un display di ottima qualità, con una buonissima luminosità, una riproduzione corretta dei colori e neri ovviamente profondissimi che portano a un contrasto molto molto elevato che ci aiuta comunque poi nella lettura del display quando siamo in esterna alla luce del sole. Altra particolarità è poi sicuramente questo piccolo display posizionato nella parte esterna, un display circolare con una diagonale di un pollice che ci permette di avere subito a disposizione alcune informazioni come ad esempio l'orario, la data, ma anche il meteo. Possiamo visualizzare le notifiche ma non possiamo rispondere e possiamo utilizzare questo come specchio quando vogliamo scattare una fotografia in modalità selfie utilizzando il comparto fotocamere principale. Una soluzione dubbiamente interessante, questa del piccolo display posto all'esterno. Peccato non si possa rispondere a notifiche, forse avrei preferito un display un pochino più grande, magari posizionato qui sopra o più in basso, che permettesse un'interazione più profonda. Parliamo però di quello che troviamo all'interno di questo smartphone. Anche qui, come in P50 Pro, abbiamo uno Snapdragon 888 e come in P50 Pro sono disponibili due versioni con tagli differenti di memoria RAM, 8 oppure 12 GB. Per lo storage invece in questo P50 Pocket si passa da 256 a 512 GB. Anche qui sul fondo del dispositivo troviamo una USB-C 3.1 e un doppio speaker, mentre sul lato abbiamo il tasto per la regolazione del volume e quello di accensione e spegnimento che integra anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Nel secondo blocco posizionato qui poi posteriormente abbiamo le tre fotocamere. La principale offre un sensore da 40 megapixel, abbiamo poi un ultra wide da 13 megapixel e una terza fotocamera ausiliaria che serve per migliorare le foto, soprattutto per quello che riguarda la resa cromatica, con un sensore da 32 megapixel. Anche qui, come in P50 Pro, l'impressione è quella di avere un comparto fotografico comunque di qualità abbastanza alta. Non siamo ai livelli del dispositivo di cui abbiamo appena parlato, ma comunque rimaniamo su livelli abbastanza alti per la categoria. Chiudo poi con due parole riguardo a Huawei Watch GT Runner, che è in sostanza un Watch GT 3 un pochino più leggero. Parliamo infatti di 38,5 grammi circa contro 46,2 del GT 3. Questa differenza è dovuta principalmente ai materiali con cui è realizzata la cassa. Nel caso di questo GT Runner abbiamo infatti una cassa realizzata con un polimero plastico rinforzato, mentre in GT 3 avevamo una cassa in acciaio. Ci sono poi alcune differenze invece un pochino più profonde a livello software che sono legate proprio ai programmi di allenamento. Si chiama GT Runner non a caso, infatti abbiamo una serie di programmi e un coach dedicato studiato specificamente per tutte le attività di corsa. E chiudiamo parlando un attimo di prezzi. Ancora non abbiamo quello che è il listino del Watch GT Runner, ma possiamo invece dirvi quale sarà il costo dei nuovi P50 Pro e P50 Pocket. Partendo proprio da P50 Pro abbiamo un prezzo di partenza di 1199 euro, ma se lo acquistate vi verranno regalate le FreeBuds Pro. Dall'altra parte invece abbiamo P50 Pocket con un prezzo di listino di 1599 euro e anche in questo caso, a fronte del suo acquisto, avrete in regalo le FreeBuds Lipstick. Non mancate di farmi sapere cosa ne pensate di questi nuovi dispositivi qui sotto nei commenti. Ovviamente vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al nostro canale e ad attivare le notifiche. Ciao!